Noi siamo arrivati alla decima puntata di questo nostro programma e gli esperti in indice di ascolto ci dicono che ci state seguendo sempre più numerosi e noi ve ne ringraziamo. E direi quasi per festeggiare questa decima puntata abbiamo deciso di dedicarla in gran parte, questa e anche la successiva, alla cometa di Halley. I servizi che vedrete sono stati realizzati in tutto il mondo e sono il frutto, il risultato di un impegno produttivo, giornalistico, organizzativo di grandissima importanza, mai dedicato prima a un avvenimento scientifico. Collaborano a questi filmati scienziati come Carl Sagan, i cui nomi sono già nei libri di storia della scienza. Dopo aver visto queste due puntate, io credo che della cometa di Halley saprete quanto ne sanno gli scienziati, speriamo però in una maniera un po' più semplice, più semplificata. Cos'è la cometa? Qual è la storia di Halley? E cosa succederebbe se la Terra, invece di passare attraverso la coda della cometa, dovesse impattarsi, scontrarsi con il suo nucleo centrale? È vero che i dinosauri sono scomparsi dalla Terra proprio per effetto della caduta di una cometa? O è vero che la vita sulla Terra sia stata quasi come seminata dalla polvere della cometa? E quali strumenti, quali sonde vengono utilizzate per studiare questa cometa, per trarre il massimo risultato scientifico da quello che è il massimo avvenimento astronomico di questi ultimi anni? Vi preannuncio che a conclusione di questi due specials, la settimana prossima, vi inviteremo ad una serata eccezionale ed in esclusiva. Sotto la guida del professor Cesare Barbieri, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Asiago, potrete vivere una grande emozione, la visione della cometa di Halley in diretta. Bene, come vedete c'è più di una validissima ragione per non perdervi questi appuntamenti con la cometa di Halley e con Big Bang, il programma che ogni settimana vi offre lo spettacolo della vita visto attraverso gli occhi della scienza. Uno spettacolo che inizierà fra qualche istante. Di Big Bang con la cometa di Halley. Ma perché tanto interesse, tanto curiosità attorno a questa cometa? In fondo ogni anno nel nostro cielo ne appaiono tante altre. Ecco, la cometa di Halley è la cometa delle comete e grazie ad Halley si è saputo che questi oggetti celesti ritornano ciclicamente, secondo un periodo prestabilito, nel nostro cielo. E come vedrete ci sono testimonianze che risalgono a circa 3 secoli avanti Cristo. Ma forse la ragione principale per cui oggi questa cometa è così conosciuta è dovuta al suo passaggio nel 1910, quando la Terra, ruotando attorno al Sole, attraversò la sua coda. E questo avvenimento fu atteso sulla Terra con grandi timori, grandi preoccupazioni. Un astronomo predisse che i suoi gas potrebbero essere velenosi e sulla Terra si sparse un certo terrore. Ma alla cometa di Halley sono legati studi ed esperimenti che hanno un'importanza eccezionale per quanto riguarda le origini della vita del nostro pianeta e del sistema solare. Guardiamo allora che cos'è una cometa. La cometa di Halley viene dai confini del sistema solare. A velocità crescente, dopo un viaggio di 4.500 milioni di chilometri, si sta avvicinando al Sole. È un frammento della materia cosmica da cui quasi 5 miliardi di anni fa hanno avuto origine il Sole e i pianeti. A 76 anni di distanza ricompare nel nostro cielo, attraversa le orbite dei pianeti, gira attorno al Sole, per tornare poi un'altra volta in una zona nei pressi di Nettuno. Sono secoli che gli astronomi la osservano. Ma oggi il mondo della scienza è pronto all'appuntamento. Un nugolo di sonde è già partito dalla Terra e nella primavera prossima la incontrerà in orbita. Ci si aspetta così di imparare qualcosa di più sull'origine del sistema solare e forse su quella della vita. Ma l'obiettivo fondamentale è sapere con precisione come e di che cosa è fatta. È una palla di neve sporca, un globo di ghiaccio mescolato a polvere cosmica. Chi parla è l'americano Fred Whipple, padre della più moderna teoria sulle comete. Sarebbero costituite, secondo lui, da ghiacci d'acqua, metano, ammoniaca e forse gas cianogeno.
A queste si mescolano polveri di silicati, particelle di carbone, metalli. La parte più importante di una cometa è dunque questo nucleo, che però ha un raggio che va solo da un centinaio di metri a qualche decina di chilometri e quindi non è visibile. Ma la radiazione solare fa evaporare il ghiaccio, trascinando con sé anche le polveri, formando un alone, il cosiddetto falso nucleo, osservabile dai telescopi. Attorno ad esso la chioma si estende per decine di migliaia di chilometri. La densità del nucleo è solo metà dell'acqua e l'alone è più vuoto del vuoto più spinto che si può creare sulla Terra. Ma la cosa più affascinante di una cometa è la coda. Si forma a causa della radiazione solare che, come un vero e proprio vento, spinge l'alone verso l'esterno. Mentre la cometa gira intorno al Sole, dunque, la coda non solo si allunga, ma si orienta anche come una banderuola al vento. Ma da dove vengono le comete? Secondo l'astronomo Jan Oort, da una grande nube che lontana 1250 volte la distanza tra il Sole e Plutone. È una nube costituita forse da 2000 miliardi di frammenti di ghiaccio e pietra, più numerosi, cioè, di tutte le stelle che popolano la nostra galassia. Sono i nuclei cometari che orbitano intorno al Sole. Questa nube è trattenuta dalla forza di gravità del Sole, qui però così debole da essere disturbata da quella di un'altra stella. È quello che è successo forse anche alla cometa di Halley, che da allora è rimasta impigliata nel sistema solare. La cometa di Halley è il super testimone della storia. A intervalli regolari di 76 anni ha visto tutto quello che succedeva, che è successo sul nostro pianeta. Per farvi un esempio, era lì nel 216 a.C. quando Annibale sconfisse i Romani a Cannae. Era lì di nuovo nel 1531, quando Enrico VIII proclamò lo scisma anglicano e quando Pizarro lasciò Panama alla conquista dell'impero degli Incas. A scoprire questo super testimone è stato un super detective, Edmund Halley, inventore, scopritore, astronomo, geografo. Egli fu il primo a capire che queste varie comete che erano state viste nel passato, nella storia, erano in fondo una sola, la stessa, che si presentava nel nostro cielo con cicli regolari di 76 anni e fu quindi in grado anche di scoprire quando si sarebbe presentata la prossima volta nella sua epoca, cioè nel 1758. Halley ebbe ragione, ma non lo seppe mai perché morì prima. Morì Halley, ma nacque una nuova cometa con il suo nome. Da allora, ogni 76 anni, gli scienziati attendono questo momento con grande interesse, con grande frenesia. E non solo gli scienziati, come vedrete in questo filmato. Al British Museum è conservata quella che è forse la più antica testimonianza dell'osservazione delle comete. È una tavoletta in caratteri cuneiformi che riferisce di avvistamenti di comete degli astronomi babilonesi. Risalgono al terzo millennio avanti Cristo e venivano usati soprattutto per formulare profezie. Molti secoli più tardi, gli arazzi di Bayeux in Bretagna riportano la scena dell'annuncio fatto al re Sassone Harold dai suoi sudditi dell'avvistamento di una cometa, in fausto presagio. Qualche mese dopo, l'armata di Guglielmo il Conquistatore attraversò la Manica e sconfisse i Sassoni nella battaglia di Hastings il 10 ottobre 1066. Oggi sappiamo che il 1066 fu uno degli anni in cui la cometa di Halley fece la sua apparizione nel cielo. Le prime immagini di comete vengono però dalla Cina, da un libro del 168 a.C., ma i cinesi non registrarono, 4 anni dopo, il passaggio di Halley. Per arrivare ad un'altra raffigurazione certa della cometa di Halley, bisogna spostarsi all'inizio del XIV secolo. Giotto fu così impressionato dal suo passaggio da ritrarla nell'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova.
Nel 1682, l'astronomo inglese Edmund Halley osservò la cometa che, un secolo dopo, avrebbe preso il suo nome. Halley era convinto che alcune comete hanno orbite ellittiche, quindi tornano periodicamente verso il Sole. La cometa del 1682 doveva essere la stessa osservata 76 anni prima e quindi tornare 76 anni più tardi. La cometa fu avvistata la notte di Natale del 1758. Halley era morto da 16 anni. E si arriva così finalmente al 1910. È la terza apparizione prevista della cometa e sui probabili effetti del suo passaggio si scatenò la fantasia popolare. Anche Mark Twain salutò l'arrivo della cometa. Era nato nel 1835, l'anno del passaggio precedente di Halley, ed era convinto che se ne sarebbe andato con lei. Il 26 aprile la cometa raggiunse il perielio e il giorno dopo Mark Twain morì. Ci fu anche chi, in preda al terrore, confessò un omicidio. In America, la cometa di Halley fu studiata all'osservatorio York dell'Università di Chicago. Queste sono alcune delle immagini riprese in quel periodo. Nel suo viaggio di ritorno dal Sole, Halley passò vicino alla Terra, investendola in pieno con la propria coda fra il 18 e il 19 maggio. Non si verificò nessuno degli effetti catastrofici previsti e la cometa diventò la protagonista dell'anno, tanto da essere inserita in una scena delle Ziegfeld Follies. Dal 1910 sono passate solo due generazioni, ma i mutamenti sono stati grandi. L'uomo impara a volare. Einstein formula la teoria della relatività generale. Goddard lancia il primo razzo e Lindbergh sorvola l'oceano. Quando Owens taglia il traguardo a Berlino, Halley è oltre Nettuno e nel momento in cui viaggia più lentamente all'aphelio, viene rotta la barriera del suono. Con lo Sputnik, un oggetto costruito dall'uomo esce dall'atmosfera. Nel 1965 l'uomo è nello spazio e nel 69 lascia la sua urma su un altro corpo celeste. Marte viene fotografato da vicino e le sonde Voyager raggiungono Giove e Saturno. Quando la cometa è ancora all'altezza di Saturno, i telescopi terrestri cominciano a scrutare il cielo alla sua ricerca. E finalmente Halley è individuata. È l'ottobre 1982 all'osservatorio di Palomar. Strano oggetto, la cometa. È nostra parente nel senso che appartiene al sistema solare, eppure viene dalla profondità dello spazio. È un oggetto freddo e lontano, ma porta in sé i materiali che sono all'origine del Sole, della Terra e degli altri pianeti. Alcuni sostengono addirittura che da una parte abbia portato insieme ad altre comete i materiali che costituiscono la base della vita, che costituiscono il nostro corpo umano, e dall'altra sia stata la causa determinante della scomparsa improvvisa di molte specie viventi sulla Terra. Di tutto questo ci occuperemo nella seconda parte di Big Bang fra qualche istante. Big Bang continua il nostro viaggio affascinante alla scoperta della cometa di Halley. Come vi ricorderete, nel 1910 la Terra attraversò la coda della cometa e malgrado le paure suscitate all'epoca non ci furono danni né per la Terra né per i suoi abitanti. Come vedrete, ogni anno cadono sulla Terra migliaia di tonnellate di polvere di comete che non solo non causano danni, ma anzi ci permettono di studiare, di analizzare questi corpi celesti. Ma quali sarebbero state le conseguenze se invece di attraversare la coda della cometa la Terra si fosse scontrata con il suo nucleo centrale, il nucleo duro? Pare che qualcosa di simile sia già successo, ma 65 milioni di anni fa. Guardiamo questo filmato. Questo è un U2, un aereo capace di volare nella stratosfera ad un'altitudine di 28.000 metri, dove l'aria è estremamente rarefatta.
le polveri prodotte dall'attività dell'uomo o dalle più potenti eruzioni vulcaniche si fermano molto più in basso. Qui siamo ai confini con il cosmo. Eppure questo aereo sta raccogliendo della polvere, e polvere di cometa. Ogni anno, infatti, dal cosmo, piovono sulla Terra 10.000 tonnellate di queste polveri. Gli scienziati dell'Università di Seattle, nello stato di Washington, le raccolgono per esaminarle in laboratorio. Questa è una particella di polvere ingrandita 2000 volte. Per la sua forma e la sua composizione chimica, dicono a Seattle, siamo certi che si tratti di polvere di cometa. Ma sulla Terra, oltre alla polvere, arrivano anche oggetti ben più consistenti. Questo eccezionale filmato ritrae un oggetto infuocato che nel 1972 ha attraversato il cielo degli Stati Uniti. Cosa fosse, non si sa, ma si suppone che si trattasse di un meteorite o di un frammento di cometa. I meteoriti sono vere e proprie rocce provenienti probabilmente dalla fascia degli asteroidi. Le comete invece sono enormi palle di neve che contengono acqua, gas, polveri congelate. Ma nella loro coda ci sono milioni di piccoli detriti che possono apparire nel cielo come stelle cadenti. Se sulla Terra cade un grande meteorite, lascia un cratere come questo, il Meteor Crater in Arizona, largo più di un chilometro. Ma cosa succede se a scontrarsi col nostro pianeta è il nucleo di una cometa? Queste immagini risalgono al 1908. Siamo nella zona di Tunguska, in Siberia. Nessun cratere, ma devastazione per migliaia di ettari. Questo è forse il risultato della caduta di un nucleo cometario, esploso all'impatto con l'atmosfera a 9-10 km di altezza. Si suppone che lo stesso fenomeno, ma in proporzioni molto maggiori, si sia verificato 65 milioni di anni fa. Per l'impatto si sarebbe sollevata un'immensa nube di polvere che avrebbe oscurato il Sole su tutto il pianeta, recando con sé il marchio dello spazio, l'iridio, un elemento raro sulla Terra. In Italia, a Gubbio, si sono forse trovate prove materiali di questo evento. In uno strato di argilla che risale proprio a 65 milioni di anni fa, si trovano rilevanti tracce di iridio. Ce ne parla il premio Nobel per la fisica, Luis Alvarez. La diffusione di quella nube deve aver avuto un effetto catastrofico sulla vita. Vedete, mentre si depositava questa roccia, i dinosauri erano ancora i padroni della Terra. Ma a questa argilla rossa corrisponde il periodo in cui non c'erano più ed erano stati sostituiti dai mammiferi. In mezzo deve essere successo qualcosa di catastrofico, e qui si trova l'iridio. A Berkeley, in California, campioni di rocce esattamente della stessa età di quelle di Gubbio sono stati analizzati con gli strumenti più sofisticati. In tutte sono state trovate quantità eccezionalmente elevate di iridio, segnalate dai picchi più elevati in questi spettrogrammi. ...65 milioni di anni fa, una cometa cade sulla Terra. È come se esplodessero 100 milioni di tonnellate di tritolo. Una densa nube copre il cielo. Per anni, il giorno si fa notte. Questo impatto, 65 milioni di anni fa, avrebbe fatto delle vittime illustri, i famosi dinosauri. Ma non solamente loro, perché contemporaneamente scomparvero dalla faccia della Terra anche le ammoniti, che erano dei molluschi che avevano, diciamo così, il controllo del mare come i grandi dinosauri lo avevano della Terra emersa. Sarebbe stata quindi una cometa a estinguere alcune forme di esistenza sulla Terra? C'è una buona probabilità, ma non c'è la certezza, in quanto si riscontra una certa contemporaneità e anche forse un rapporto di causa ed effetto fra la caduta delle comete e l'estinzione di alcune forme di vita sulla Terra. Quindi comete e distruzione? Forse sì, ma non solo, perché andando più indietro nella storia ci accorgiamo che forse le comete sono anche all'origine della vita sulla Terra.
Hanno dominato la Terra per 100 milioni di anni e improvvisamente sono scomparsi. I loro resti sono oggi nei musei. Lo stesso è accaduto ad animali marini altrettanto diffusi, le ammoniti. Ciò succedeva 65 milioni di anni fa, ma è stata l'unica volta che si è verificata un'estinzione di massa sulla Terra. John Sepkoski, paleontologo dell'Università di Chicago, sostiene che le estinzioni si sono ripetute nel tempo. That's a radical idea, and the idea that... Esattamente ogni 26 milioni di anni. Il tempo di queste estinzioni è stato forse segnato da un orologio extraterrestre. Certo, mi rendo conto che questa mia idea fa molto discutere. L'astrofisico Richard Muller ritiene di aver individuato questo orologio cosmico. Si tratterebbe di una stella nana rossa, da lui chiamata Nemesi, che ruoterebbe attorno al Sole come un'oscura e finora invisibile compagna, con un periodo di 26 milioni di anni. Attraversando